Allora, oggi la giornata è effettivamente una giornata molto densa perché la carne al fuoco è tanta e soprattutto abbiamo visto, come diceva il dottor Affinito prima di me, c'è un numero molto consistente di partecipanti. Questa è una cosa che ci fa molto piacere come Formez ed è un numero di partecipanti anche piuttosto variegato nella composizione, per cui il livello di approfondimento di questo webinar, che peraltro è introduttivo, come poi vi dirà la dottoressa Schifano, più avanti, è il primo webinar di un ciclo di seminari volti ad approfondire proprio questo importante tema della prevenzione del fenomeno corruttivo all'interno delle amministrazioni. Sicché come seminario introduttivo ha la necessità di fare un po' un percorso di carattere generale relativamente a quella che è la disciplina e le novità di questa disciplina, che prevede non solo dei momenti di necessario impegno da parte delle amministrazioni che sono chiamate sostanzialmente a dare contributo sul piano dell'organizzazione anche nuovo nella gestione di una serie di aspetti e di una serie di elementi proprio volti a favorire la prevenzione del fenomeno corruttivo, ma è anche una grande opportunità, come vedremo, per le amministrazioni. Quindi questo seminario introduttivo ha la necessità di dare un quadro generale del percorso della normativa, di quelli che sono gli elementi più importanti sotto il profilo normativo e sotto il profilo anche della documentazione che è utile ed è stata certamente già a voi utile per predisporre i vostri piani triennali di prevenzione della corruzione, poi dando anche uno sguardo a quello che è poi il futuro, perché come sapete anche sul tema dell'anticorruzione adesso c'è un passaggio importante dal Dipartimento della Funzione Pubblica all'ANAC, quindi nella sua nuova veste con un ruolo molto più incisivo proprio sul tema dell'anticorruzione e dunque anche nel rapporto e nel supporto alle amministrazioni pubbliche. Ora, quindi l'essere un seminario di carattere introduttivo però non ci esime dal mettere a fuoco alcuni passaggi, alcuni elementi importanti, lasciando poi ai seminari che seguiranno con i colleghi l'approfondimento di alcune tematiche molto specifiche e molto importanti. Quindi iniziamo questo seminario con la consapevolezza di questa natura di seminario introduttivo. Quindi accogliamo tutte le domande, come vi diceva il dottor Affinito, e cerchiamo di rispondere a quelle che sono necessarie ed importanti per il proseguimento di questo seminario, rinviando esplicitamente agli approfondimenti che sono previsti in calendario sulle altre tematiche specifiche. Dunque, oddio, io qui, eccoci. Come potete vedere, e come sapete già molto bene, la legge 190 del 2012 è una legge che ha un iter piuttosto particolare, nel senso che il nostro è un paese che al fenomeno corruttivo ha dato sempre una risposta successiva e di carattere penalistico, o meglio, in larga parte. L'approccio del nostro paese è stato di un intervento repressivo sotto il profilo penale e quindi quando ormai i buoi sono usciti dal recinto. La legge 190 del 2012 interviene invece anche sulla base di una serie di sollecitazioni che ormai erano diventate più che sollecitazioni, molto prestanti da parte di tutti gli organismi internazionali di cui il nostro paese fa parte. E quindi la necessità, l'esigenza avvertita nel contesto europeo e nel contesto anche sovranazionale e sovraeuropeo era proprio quella di far sì che il nostro paese, come già molti altri prima dell'Italia, introducesse un sistema organico di prevenzione del fenomeno corruttivo. Questo ovviamente richiede, e lo sapete bene, dopo l'attuazione della 190, un ripensamento di una serie di meccanismi organizzativi all'interno delle amministrazioni. E dunque
in parte si perfezionano già delle dinamiche presenti e in alcuni casi anche ben organizzate all'interno delle amministrazioni, in altre vengono introdotte una serie di ulteriori misure. Dunque, la legge 190 noi la dobbiamo guardare proprio come una disposizione che introduce per la prima volta in maniera organica un sistema di prevenzione del fenomeno corruttivo. Come si muove il nostro paese? Il nostro paese c'erano una serie di, diciamo, di possibilità e una serie di interventi che già hanno visto protagonisti altri paesi. E la scelta che ha fatto l'Italia è stata quella di attivare un'attività di prevenzione del fenomeno corruttivo basata sulla pianificazione. Una pianificazione che si va a muovere su due livelli, il piano nazionale e il piano locale, o meglio, il piano di singola amministrazione. Questo si è tradotto all'interno della legge 190 nella previsione di due documenti. Uno è il piano nazionale anticorruzione, che delinea, lo vedremo, a livello strategico nazionale, quelle che sono le linee guida per la prevenzione del fenomeno corruttivo, ma che allo stesso tempo dà le indicazioni alle altre amministrazioni sulla modalità più adeguata e quindi su quelle che sono le linee guida per la costruzione dei piani triennali di prevenzione della corruzione. Quindi è uno step che va ad aggiungersi, quindi è un secondo livello di programmazione a livello decentrato di singola amministrazione. Questo fa sì che questi piani triennali di prevenzione siano dei piani di particolare importanza e che non possano essere assolutamente considerati un adempimento meramente di tipo burocratico. Anzi, l'idea è proprio di costruire dei piani che vadano ad individuare quelle che sono le esigenze delle singole amministrazioni, proprio per favorire una prevenzione della corruzione ad hoc, ognuno delineato su il suo grado di esposizione al rischio corruzione e quindi delineata qual è la mia esposizione al rischio corruttivo, vado ad individuare tutte quelle misure e quindi vado ad adottare tra le misure, vedremo, obbligatorie ed ulteriori, quelle che sono più idonee a prevenire o a ridurre determinati rischi corruttivi. Quindi è bene qui comprendere un ruolo ed un rapporto tra piano nazionale e piani triennali che è di non solo di indicazione e linee guida, ma lo vedremo anche in un rapporto di sinergia. Perché dico questo? Perché sostanzialmente il quadro che si viene a delineare è un quadro che è necessariamente dinamico per una serie di motivi. Innanzitutto perché con il tempo, sia a livello centrale sia a livello di pianificazione territoriale, si va a comprendere meglio quello che è la mia esigenza di prevenzione. E quindi nel momento in cui come amministratore locale vado ad affinare la mia capacità di organizzazione e gestione in funzione di questo, di questa nuova esigenza, allora io vado a migliorare il piano triennale e do dei feedback per il miglioramento del piano nazionale. Lo vedremo nell'ultima parte del seminario, lo sapete già, ci sono una serie di dati da comunicare ancora oggi e sul portale Perla. Quindi come da indicazioni dati dall'ANAC nella comunicazione dell'8 settembre. E quindi sono tutta una serie di dati che servono a migliorare il futuro piano nazionale anticorruzione. E quindi c'è un dialogo che non può che essere costante tra i due livelli di programmazione, proprio perché il piano nazionale è un piano che intende aiutare le amministrazioni a costruire la propria strategia e quindi è tutto un
divenire ed è un processo ciclico che si va a perfezionare nel rapporto tra strategia nazionale, strategia sovranazionale e strategia nazionale, strategia locale. Chiaramente, quando all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione e all'interno della legge 190 in larga parte, perché sappiamo la legge 190 interviene anche su fattispecie di carattere penalistico di cui qui non ci occupiamo, ma nel Piano Nazionale Anticorruzione il concetto diciamo riferimento è un concetto di corruzione che va al di là della fattispecie penalistica. Quindi quello che si cerca di andare a prevenire è appunto di ridurre delle situazioni di malfunzionamento, di comportamento che vanno ad inquinare o che possono inquinare l'attività amministrativa. E quindi a queste fattispecie di carattere più generale e che prescindono appunto dalla fattispecie penalistica che guarda la legge 190 e il Piano Nazionale Anticorruzione. Ebbene, anche fare un passaggio su quella che è stata, su quello che è stato l'iter per la costruzione di questo piano anticorruzione. Questo è un punto importante perché nella comprensione dei passaggi per la costruzione dei piani ci dà anche un senso di comprensione di quello che può essere a livello di singola amministrazione il nostro diciamo, percorso preferibile da seguire nella costruzione dei piani a livello locale. Quindi l'iter è stato un iter particolare. Innanzitutto la legge 190 del 2012 prevede un iter di tipo classico, cioè delle linee guida che provengono dall'alto e in particolare dal Comitato Interministeriale, che ha dato le linee guida di indirizzo per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione. Piano nazionale che è stato poi predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dall'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione. In questo passaggio, ecco, ora poi torniamo indietro, ci dobbiamo ricordare di un aspetto fondamentale, perché abbiamo anche attraversato una fase politica piuttosto altalenante, per cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha iniziato a lavorare sotto il ministro Paltroni Griffi e poi ha proseguito il lavoro nella predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione con il ministro D'Alia. Quindi, considerando questo avvicendamento politico, il ministro D'Alia ha posto in essere un'attività molto importante, cioè la scelta di volere, quindi ha fatto dei passi avanti rispetto a quello che è quelle che sono le linee guida classiche dall'alto, ma ha cercato di comprendere quella che è la modalità operativa volta alla condivisione e alla consultazione di soggetti che sono in prima battuta impegnati nella prevenzione del fenomeno corruttivo o in larga parte interessati proprio nella costruzione dei piani di secondo livello. Per cui qui vedete riportati in questa slide tutti i soggetti che sono stati consultati dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla bozza di Piano Nazionale Anticorruzione. Questi soggetti voi li conoscete già bene perché sono presenti all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione. Quindi questa slide non fa altro che riproporre un elenco a voi già ben noto. Ma è importante per cui tra questi sono state veramente utili una serie di indicazioni che sono pervenute soprattutto dalle authority, in particolare dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che oggi non c'è più, sapete, è stata accorpata dall'ANAC, e da Transparency International. Transparency International ha un grosso ruolo nella prevenzione del fenomeno corruttivo e soprattutto nella tutela del whistleblower. Quindi
è stato un apporto particolarmente prezioso, senza dimenticare chiaramente anche tutti gli altri feedback che sono arrivati da altri soggetti consultati. Su questo, devo dire, all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione voi troverete anche quelli che sono i soggetti che hanno effettivamente dato un apporto. Perché in questa consultazione non tutti hanno poi dato l'effettivo supporto che è stato richiesto. Questo per evidenziare anche l'importanza e la necessità di un dialogo costruttivo e soprattutto perché è chiesto anche alle amministrazioni. Allora, c'è qualche problema col mio microfono, vedo. Ora sentite bene. Quindi sostanzialmente si chiede anche alle amministrazioni una consultazione con i destinatari in parte di questo loro piano triennale e quindi è importante comprendere come già a livello nazionale un'attività di questo tipo sia stata portata avanti dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella fase di redazione del proprio Piano Nazionale Anticorruzione. Va ricordato che con la legge 190 del 2014 tutte le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di prevenzione del fenomeno corruttivo, ed in particolare quelle di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'articolo 1 della legge 190, nonché dell'articolo 48 del decreto 33 del 2013, che è il decreto sulla trasparenza, e che qui oggi affronteremo solo in maniera diciamo funzionale, quindi marginale e funzionale a quelle che sono le esigenze di questa lezione introduttiva, sono state trasferite all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quindi con un ruolo forte ed importante, quindi più importante ancora di prima di questa authority. Allora, com'è costruito il Piano Nazionale Anticorruzione? Questo è un aspetto particolarmente importante ed è bene rimetterlo in evidenza. Questa slide riprende una struttura che voi ben conoscete, che è la struttura presente all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione. Quindi la riportiamo qui in slide. Ma perché ci serve? Ci serve per comprendere che cosa? Innanzitutto quella che è una linea guida individuata a livello nazionale e quindi la struttura del PNA è una struttura che è stata lungamente meditata e pensata e nulla all'interno del PNA è scritto a caso. Ed è bene comprendere come, e quindi sicuramente, visto che siamo già in una fase avanzata dell'attuazione, già certamente i soggetti che sono responsabili della prevenzione della corruzione, la dirigenza delle amministrazioni pubbliche, ne ha una grande contezza. È bene però anche che i dipendenti pubblici in larga parte prendano contezza di questa struttura proprio per comprendere quale deve essere il loro apporto nella prevenzione del fenomeno corruttivo e quindi nella costruzione della strategia della singola amministrazione. Questo è importante perché vedremo più avanti il responsabile della prevenzione non è e non deve essere considerato un uomo solo al comando. Ma la strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo richiede necessariamente, o meglio, richiederebbe, è auspicabile che sia così, e la normativa e il piano nazionale ci permettono una serie di interventi in questo senso e dunque noi ci andiamo a dovremmo andare a costruirci, lo vedremo, la cosiddetta task force della prevenzione. Ma torniamo alla struttura del piano. Il piano nazionale è diviso innanzitutto in tre sezioni. La sezione prima,
che espone quelli che sono gli obiettivi strategici e le azioni che il nostro Paese intende porre in essere nel triennio 2013-2016. Vedo qui delle domande. Vedo qui una prima domanda del dottor Russo, quindi ci chiede il rischio corruttivo come variabile indipendente rispetto ai soggetti che dovrebbero essere corrotti? Allora, noi qui facciamo un'analisi di carattere organizzativo, quindi ora qui andremo ad affrontare il tema sotto il profilo di quella che è la costruzione della normativa e degli strumenti di supporto alle amministrazioni. Sotto il profilo anche sociologico, ci saranno gli interventi a seguire, diciamo, in questa costruzione, ed è bene anche che sia così. Noi immagazziniamo queste domande e dunque andremo poi a riportare al collega questo elemento, perché anche sotto il profilo professionale il mio è un apporto di carattere metodologico giuridico. Ora, il dottor Andreatta ci chiede invece se potremo affrontare il tema delle linee guida che vengono individuate nel protocollo d'intesa che il Ministero degli Interni ha già firmato con l'ANAC. Prego. Dunque, questo è un aspetto che approfondiremo in seguito e su richiesta e nel momento in cui le richieste di queste tematiche dovessero essere anche più specifiche, perché, come vi dicevo, questa è una lezione di carattere introduttivo e soprattutto i partecipanti sono molto variegati, quindi come provenienza delle amministrazioni. Per cui, abbiamo visto che ci sono iscritti sia delle amministrazioni locali, ma anche molti delle amministrazioni centrali, quindi cercheremo di effettuare degli interventi che siano per tutti di interesse. Bene che ci facciate delle domande in modo che noi possiamo poi attivare delle sezioni anche specifiche sulle esigenze, per esempio, delle prefetture. Allora, quindi vi dicevo, la sezione numero 2 è la sezione, quindi la sezione numero 1, abbiamo detto, va ad individuare quella che è la strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo del nostro paese. E quindi la strategia si muove sostanzialmente su tre direttive, cioè ridurre le opportunità che si manifestino in casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e creare un contesto sfavorevole alla corruzione. Di questa attività voi avete già un primo feedback importante sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, cioè nel momento in cui c'è stato il passaggio di consegne tra il DFP e l'ANAC, quindi in realtà già prima, ma è stato poi solo implementato, sul sito del DFP è stata pubblicata la tabella con tutte le attività sviluppate dal Dipartimento e quindi lo stato di avanzamento della strategia a livello nazionale su queste tre direttrici. Quindi questo come feedback in chiusura del cerchio, ma sul piano operativo e quindi di progettazione, all'interno del piano nazionale, voi avrete già visto, erano presenti tutte le attività in chiave di pianificazione. Quindi sotto ognuna di queste linee guida noi trovavamo sotto ognuna di queste linee guida noi trovavamo sostanzialmente chi faceva che cosa e quindi avete così l'opportunità di andare a confrontare la programmazione con il feedback di chiusura e quindi con il report ed è quello che poi sostanzialmente si chiede anche alle amministrazioni e lo sapete meglio di me. Dunque, passiamo al cuore del piano nazionale, che è la sezione seconda. La sezione seconda va ad individuare quelle che è sostanzialmente la strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo che deve essere sviluppata a livello di singola amministrazione. Questa
Questa è un'attività in parte nuova e in parte anche, allora diciamo che una serie di amministrazioni già sviluppavano in forme più o meno diversificate una forma di prevenzione del fenomeno corruttivo. Quindi chiaramente su queste amministrazioni si va a stratificare un nuovo modello che migliora le costruzioni già presenti. Per molte altre amministrazioni, sono in realtà una larga parte, la 190 e il Piano Nazionale Anticorruzione intervengono sulla, diciamo, su un terreno completamente nuovo. Quindi qual è stata la scelta di questo primo Piano Nazionale Anticorruzione? È stata quella di aiutare le amministrazioni nella costruzione del proprio piano. Quindi, non voleva essere, e così non è stato, una semplice circolare, non voleva essere un documento di carattere discorsivo, ma è ed è stato un documento di carattere operativo. Quindi alla sezione seconda si vanno ad aggiungere gli allegati e le tavole. Gli allegati sono quindi di fondamentale importanza e noi abbiamo l'allegato 1, che è certamente il più corposo. E sono le istruzioni per l'uso, quindi come costruire il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione. Gli altri allegati mi individuano rispettivamente l'allegato 2, quello che è l'individuazione delle aree di rischio comuni obbligatorie per tutte le amministrazioni. Ora facciamo una panoramica generale, ma poi andiamo ad affrontare questi temi con pochino più di approfondimento sotto il profilo di strumenti utili che in realtà larga parte di voi hanno già utilizzato nella costruzione del proprio piano. L'allegato numero 3 contiene un elenco esemplificativo delle tipologie di rischio, quindi alle aree di rischio vengono abbinate delle tipologie di rischio che intendiamo prevenire. Questo non è assolutamente un elenco esaustivo, ma proprio nell'ottica dell'aiuto e del supporto alle amministrazioni, vuole essere è stato un modo per non lasciarle sole e quindi dare una strada da seguire. L'allegato numero 4 individua invece l'elenco semplificativo di misure ulteriori. Ne parliamo tra brevissimo quando andremo ad effettuare una differenza, cioè quindi a rimettere a fuoco quella che è la differenza individuata all'interno del PNA tra misure obbligatorie e misure ulteriori. Anche qui è un elenco di carattere semplificativo, quindi ciò non toglie, e così si è visto già dai feedback delle amministrazioni che hanno dato il proprio piano anticorruzione, si aggiungono, ed è auspicabile che sia così, ulteriori misure diverse rispetto a questo elenco, che sono quelle che l'amministrazione ha ritenuto più idonee alla costruzione della propria strategia di prevenzione della corruzione. Dopodiché abbiamo l'allegato 5 contenente la valutazione del rischio. Su questo rimando a tra brevissimo perché abbiamo una slide specifica. Ed è un allegato molto importante, unitamente all'allegato numero 6, che sono i principi di prevenzione del rischio. Anche qui, diciamo, il Dipartimento della Funzione Pubblica doveva fare una scelta, nel senso che ci sono molti principi e molte modalità da poter utilizzare che sono state utilizzate già negli altri paesi europei. La scelta del DFP è stata quella, e quindi dell'ANAC, di utilizzare i criteri UNISO 31.000 e vengono riportati in questo allegato numero 6 in forma chiaramente semplificata. E questo proprio perché? Perché l'idea è accompagniamo le amministrazioni in questo nuovo percorso di riorganizzazione della propria attività in funzione di prevenzione del fenomeno corruttivo. Accanto agli allegati, le tavole. Le tavole sono 17 e sono delle tavole molto importanti, come già molti di voi avranno avuto modo di verificare. Perché sono state fatte? Perché spesso
Quando mi ritrovo davanti a una normativa in un'amministrazione, ho la necessità di rimettere a fuoco tutto e quindi dover vedere quali sono i riferimenti normativi che mi vanno a disciplinare un'intera fattispecie o una misura o un'attività che devo sviluppare. Chi sono le amministrazioni destinatarie? Che misure devo andare ad attuare? Quali sono i termini dell'adozione? Chi sono i soggetti responsabili? Quindi questa attività richiede alle amministrazioni molto tempo. E allora questa attività è stata fatta preventivamente. Così le tavole sinottiche hanno in una pagina tutte queste indicazioni per le misure più importanti e quindi per quelli che sono gli istituti più importanti che devono essere applicati. E questo è proprio nell'ottica della semplificazione della facilitazione di un'attività di programmazione che è in larga parte nuova. Quindi per questo tengo molto anche a sottolineare l'importanza di utilizzare queste tavole nella propria attività, non solo di prima programmazione, ma anche nella riprogrammazione. Chiaramente sulla scelta se e come mantenerle, poi sarà la nuova ANAC con i suoi nuovi compiti a decidere se aggiornarle, svilupparle ed in che termini. In questa prima fase abbiamo avuto dei feedback molto positivi da parte delle amministrazioni. Come sapete, il Formez ha seguito anche delle amministrazioni pilota, poi ve ne parlerà la dottoressa Schifano, e quindi portando avanti un accompagnamento attivo con alcune amministrazioni e quindi questo strumento fornito dal Piano Nazionale Anticorruzione è stato molto utile per noi e per le amministrazioni che abbiamo potuto seguire. La terza sezione del Piano Nazionale Anticorruzione è una sezione che invece contiene tutte le informazioni che dovevano essere date e quindi comunicate al Dipartimento della Funzione Pubblica prima, oggi all'ANAC, sempre attraverso l'utilizzo della strumentazione Perla. Su questo l'indicazione è stata data dall'ANAC nella comunicazione dell'8 settembre, la trovate riportata nell'ultima slide. Ora veniamo alla sezione seconda, perché in questa fase ci serve rimodulare una serie di elementi che sono poi per noi anche utili e saranno certamente anche utili nel riaggiornamento in parte della nostra strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo a livello di singola amministrazione. Come sapete, il piano triennale di prevenzione della corruzione è lo strumento a cui attraverso il quale l'amministrazione va a sistematizzare e descrivere un processo. Processo è parola, come sapete bene, non scelta a caso, e ora vedremo perché. Articolato in fasi tra loro collegate sia concettualmente che temporalmente, ed è quindi finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. Noi diciamo processo e non procedimento, e lo dico da amministrativista, che quindi quando sento la parola procedimento, la mente corre al procedimento in senso classico, perché all'interno del processo io vado ad effettuare una mappatura anche di ciò che non è provvedimento amministrativo, ma anche quindi di tutta l'attività in chiave privatistica sviluppata dalle amministrazioni. E io quindi qui ho una fase di analisi, una fase di individuazione, quindi nella costruzione della mia strategia di prevenzione, una fase di analisi, una fase di individuazione quindi della mia esposizione al rischio corruttivo e, evidenziata questa mia esposizione, individuo poi quelle che sono le misure, individuano poi le misure di prevenzione più idonee a prevenire il rischio corruttivo. Allora, passiamo a questa slide. Questa slide è una slide a tutti nota. Per quale motivo? Perché è sostanzialmente ripresa
dal Piano Nazionale Anticorruzione e per quale motivo è stata predisposta. Mi va ad individuare quello che è lo zoccolo duro che deve essere presente all'interno del piano triennale di prevenzione della corruzione, cioè ci potevano essere una serie di modalità operative, individuare un vice preciso, ed è questa per esempio la scelta che è stata fatta dall'ANAC sul piano della trasparenza. Quindi ha dato attraverso la delibera 50 un indice di quello che è il piano della trasparenza che devono effettuare le amministrazioni. La scelta invece del DFP e dell'ANAC sul piano nazionale anticorruzione è stata quella di individuare delle aree che devono essere presenti, lasciando poi alle amministrazioni diciamo, la propria autonomia nel riempire queste aree. Questo per quale motivo? O del perché io così ho una possibilità di tenere dentro due elementi, tutti e due parimenti importanti, cioè da una parte ho la necessità di poter poi confrontare questi piani e quindi fare un raffronto tra piani di amministrazioni della stessa tipologia e tra amministrazioni di tipologie diverse, e dall'altro la necessità di salvaguardare anche l'autonomia di alcune amministrazioni, in parte soprattutto le amministrazioni che hanno un'autonomia costituzionalmente garantita. Quindi questo mi permette di tenere dentro queste due esigenze. Quindi queste quattro aree mi vanno a rappresentare sostanzialmente quattro capitoli del mio piano di prevenzione. Per cui abbiamo soggetti, analisi delle aree di rischio, misure, e vedete che sulle misure c'è in collegamento trasparenza, lo vedremo tra brevissimo quando andremo a parlare delle misure, tempi e modalità di riassetto e in esterno il coordinamento con il ciclo delle performance e dunque con il sistema sanzionatorio e premiale. Facciamo il punto chiaramente da cui sapete meglio di me partire per la predisposizione del piano triennale è quello delle aree di rischio, cioè l'analisi delle aree di rischio è un focus fondamentale per la costruzione di un piano adeguato. Qui iniziamo a effettuare un'analisi dell'area soggetti e come sapete tutte queste aree sono sostanzialmente ben collegate ed interagiscono tra di loro. Quindi abbiamo una costruzione che è necessariamente in parte dinamica e collegata e questo mi aiuta a sviluppare anche la pianificazione e in maniera correlata anche il sistema di valutazione delle performance. Ora, guardiamo il riquadro soggetti. Questo è un riquadro piuttosto importante perché? Perché il responsabile di prevenzione della corruzione è un soggetto che ha un ruolo cardine e quindi ha un ruolo di leadership nella costruzione della prevenzione, della strategia di prevenzione a livello di singola amministrazione. Ma come vi dicevo, non deve essere considerato un uomo solo al comando, ma ha sia all'interno della legge che all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione, tutta una serie di soggetti che con lui interagiscono nella predisposizione della strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. E quindi abbiamo innanzitutto l'autorità di indirizzo politico, i referenti della prevenzione, che sapete meglio di me, non sono individuati dalla legge 190, ma vengono individuati all'interno della circolare numero 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica. I dirigenti, soprattutto quelli che operano nelle aree di rischio, e questa è una cosa importante anche perché
il rapporto stretto con la dirigenza è per il responsabile della prevenzione un elemento particolarmente utile nella valutazione, quindi nella mappatura del rischio, perché solo chi opera in determinate aree di rischio è in grado di comprendere, quindi dare il feedback reale di quella che è l'esposizione al rischio corruttivo. Gli OIV, o comunque gli organismi di controllo interno, comunque denominati, gli uffici del procedimento disciplinare, i dipendenti dell'amministrazione e vedete in rosso i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione. Questo viene inserito perché, come sapete, c'è una nuova previsione all'interno del codice disciplinare dei dipendenti pubblici, che quindi vede nuovi destinatari anche i soggetti che collaborano a qualsiasi titolo con l'amministrazione. Anche qui, ovviamente, per poter rendere obbligatoria una cosa del genere, non ci basta solo il DPR del 2013, ma ci serve che all'interno dei contratti di qualunque tipo che andate a sviluppare con i soggetti esterni, inseriate quest'obbligo. Quindi in modo che sia poi effettivamente in modo che effettivamente il soggetto abbia un aggancio sotto il profilo contrattuale di questa relativamente a questi obblighi. Allora, mettiamo un attimo a fuoco il compito del responsabile della prevenzione. Questo ci serve non perché sia una novità, anzi in questa fase noi siamo ben consapevoli che tutti sanno esattamente quelli che sono i compiti del responsabile della prevenzione, che sono compiti di elaborazione del piano, di definizione di procedure appropriate per selezione e formazione dei dipendenti che operano nelle aree di rischio, di proposta. Soprattutto questo, in questo momento, è un ruolo importante che ha previsto dalla normativa ai sensi dell'articolo 1,10 lettera A, ma che in questo momento va ad essere, quindi in questa fase di riprogrammazione o comunque nella prospettiva della riprogrammazione del proprio piano triennale, è un'attività importante e delicata e quindi richiede una conoscenza appropriata non solo dell'attività sviluppata, ma di tutto ciò che è conseguito, quindi in termini di controllo e accompagnamento dell'amministrazione nello sviluppo della propria attività di prevenzione. Accanto ai compiti individuati strettamente dalla legge 190, ci dobbiamo ricordare che si affiancano nelle ipotesi in cui coincidano, vedo una serie di domande, ora per non perdere il filo, delineiamo la questione soggetti, anche perché io guardo queste lancette dell'orologio che corrono velocemente e le cose da dire sono molte, quindi teniamo un attimo da parte queste domande e rispondo tra brevissimo. Allora, questa però sulla formazione la guardiamo un attimo. Ricordatevi che la formazione va comunque anche delineata all'interno del progetto della formazione, cioè noi abbiamo un programma che è più ampio relativamente alla formazione, che tiene conto anche di quello che è l'apporto e il dialogo con i sindacati. Quindi noi questa programmazione di formazione la inseriamo nel contesto generale di programmazione sulla formazione che l'amministrazione fa. Quindi ricordatevi di non farla slegata, ma di procedere all'interno di quella che è già la metodologia che l'amministrazione utilizza e la pianificazione che l'amministrazione utilizza per la formazione dei dipendenti. Ora, torniamo un attimo indietro, perché se questi sono i compiti del responsabile della prevenzione, che vi dicevo, abbiamo compiti che derivano direttamente dalla 190 e quindi che sono poi anche ulteriormente specificati all'interno del PNA,
ma che poi ci portano anche a guardare al ruolo del responsabile della prevenzione in altra chiave, cioè il responsabile della prevenzione può accomunare anche il ruolo di responsabile della trasparenza. Quindi si aggiungono i compiti come responsabile della trasparenza, si vanno ad aggiungere anche i compiti relativi alla vigilanza che attribuisce l'articolo 15 del decreto 39-2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, e si aggiungono anche i compiti di vigilanza che appunto dà il DPR numero 62 del 2013, cioè il codice di comportamento. Quindi qui abbiamo un bagaglio di compiti con correlate responsabilità. Non è questa la lezione? Non è questa la lezione su compiti e responsabilità, ma almeno questi feedback vanno dati. Allora, dicevamo, tornando un attimo indietro, siamo nel riquadro soggetti. E perché è un riquadro più? Perché se noi mettessimo la nostra attenzione, la focalizzassimo solo sul responsabile della prevenzione, questo riquadro sarebbe a soggetto unico. Invece non è così, perché sappiamo bene che è un riquadro che prevede la collaborazione e al suo interno di una serie di professionalità. Perché? Perché mentre io, responsabile della prevenzione della corruzione, ho un ruolo di leadership, ho una serie di soggetti, a partire dai dirigenti e dai referenti, che vanno sostanzialmente a delineare la mia strategia di prevenzione come amministrazione, che quindi collaborano attivamente. Per cui compiti e responsabilità di questi soggetti, a partire dai dirigenti e dai referenti, quindi la rete di prevenzione della corruzione che io ho creato, deve essere ben visibile e la devo così inserire all'interno dell'area soggetti. Questo mi serve per distribuire compiti e correlate responsabilità, ma anche perché in pratica mi troverò poi a dover costruire un rapporto tra soggetti e, per le amministrazioni, ciclo delle performance. Anche qui non è tema di approfondimento, ma dobbiamo far vedere subito ciò che già certamente avrete fatto, cioè un rapporto sinergico tra queste aree e tra il piano di prevenzione della corruzione e la strumentazione in tema di valutazione delle performance, anche qui arricchita con gli elementi etici che vanno ad aggiungersi agli elementi di valutazione di carattere efficientistico. Allora, andiamo al soggetto, al riquadro numero 2, cioè area di rischio. Qual è qui la situazione che ci troviamo davanti? Noi abbiamo intanto un'attività che viene svolta a monte, cioè la legge 190 rispetto ad una situazione di carattere generale, no? Doveva fare delle scelte e quindi individuare a monte determinate aree di rischio. Ne ha individuate 4 all'articolo 1,16. E questo perché? E quindi questo perché sostanzialmente quindi le amministrazioni dovevano essere guidate su come partire e da dove partire. Quindi la scelta del legislatore è stata quella di individuare queste quattro aree perché nelle esperienze internazionali sono quelle in cui più maggiormente si annidano rischi di carattere corruttivo. Quindi abbiamo autorizzazioni e concessioni, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e quindi tutto ciò che riguarda il decreto legislativo 163 del 2006. Poi abbiamo concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici o privati. E poi abbiamo concorso e prove
selettive per le assunzioni del personale e le progressioni di carriera ai sensi del 24, dell'articolo 24 del 150, che sono appunto le progressioni di carattere verticale. Qui ci ricordiamo che appunto per una serie di evoluzioni giurisprudenziali, di problemi di carattere, diciamo anche operativo, che hanno poi portato il giudice ordinario prima e quindi in primo grado e in secondo grado la Cassazione poi, Corte Costituzionale, accanto a ha poi dato una serie di indicazioni precise, hanno poi portato il legislatore del 2009 a riscrivere le progressioni verticali, che sono sostanzialmente come una procedura selettiva con posti riservati per gli interni. Quindi ecco perché vengono inserite all'interno di quest'area e quindi lettera D. Ora, queste sono le aree da cui partire e quindi sono le cosiddette aree obbligatorie, che voi trovate come specificate all'interno del piano nazionale e all'interno dell'allegato, quindi sia in relazione alle aree che in relazione a quelli che sono all'interno di ogni singola area i rischi che si intendono prevenire. Accanto a queste aree di rischio, che sono il punto di partenza di una prima analisi, cioè questa attività da una parte devo cominciare e quindi iniziamo da queste. È bene ed è auspicabile che si aggiungano delle ulteriori aree di rischio, in modo che, ed è in parte stato fatto perché emerge dai primi feedback, che sostanzialmente le amministrazioni hanno già iniziato a disegnare una propria mappatura delle aree di rischio, aggiungendone di ulteriori, e questo è auspicabile, ma è anche un modo naturale di procedere, perché ogni amministrazione è ben consapevole di quelle che sono le proprie esigenze di prevenzione del rischio corruttivo. Quindi io avrò dei piani che non potranno assolutamente essere l'uno una fotocopia dell'altro, perché ogni piano va ad individuare delle specificità che sono diverse e le mie sono quindi quelle di un comune sono diverse rispetto a quelle di un ministero, quindi soprattutto in quelle che sono le specificità e quindi le aree ulteriori, ma anche tra comuni differenti per popolazione, per collocazione geografica, io posso avere delle differenze piuttosto sostanziali. Quindi anche poi in tutta quella che è l'attività di report a livello centrale su queste determinate, sui piani triennali che stanno pervenendo attraverso il sistema Perla, si potrà comprendere come migliorare il piano nazionale anticorruzione e quindi come procedere nel perfezionamento e nella costruzione di una strategia che sia più efficiente a livello nazionale e di maggior supporto dove necessario per il livello locale. Allora, aree di rischio. Quindi, qui noi abbiamo la necessità di mettere a fuoco, abbiamo la necessità di mettere a fuoco tutta una serie di professionalità che sono differenziate. Quindi, è auspicabile che il responsabile della corruzione crei attorno a sé una task force il più possibile multidisciplinare. Perché? Perché l'attività di mappatura del rischio è un'attività che richiede per professionalità che sono altre rispetto a quella classica giuridica. Dunque, io come diciamo giurista ho iniziato un approccio a questa nuova attività di mappatura del rischio, ma chiaramente i colleghi che seguiranno poi, quindi qui do solo e non pretendo assolutamente di entrare in quello che è il lavoro di altri, quindi do solo dei primi feedback, mentre poi ci saranno le lezioni ad hoc dei colleghi che svilupperanno con voi l'attività per l'adeguata mappatura del rischio. Quindi vi diamo invece una panoramica generale su quelli che sono gli strumenti per la mappatura del rischio
per la mappatura del rischio. Scusate, ma io ogni tanto vedo questa chat che scorre e quindi vengo distratta un po' da questa chat. Quindi la strumentazione per la mappatura del rischio fornita dal PNA, come utilizzarla al meglio? Questa slide mi riproduce sostanzialmente l'allegato numero 5. L'allegato numero 5 che cosa mi prevedeva? Per le aree di rischio e per i rischi che io intendo prevenire all'interno di quelle aree. Ora qui non abbiamo il tempo di fare diciamo, delle semplificazioni più chiare. Avevo anche portato con me la documentazione, ma insomma il tempo è molto breve. Qui stiamo dando brevigenni sull'universo. Mettiamo però a fuoco degli elementi fondamentali, cioè l'allegato 5 richiede che le amministrazioni per i rischi che si intendono prevenire facciano un'analisi di probabilità e un'analisi di impatto, cioè analisi di probabilità che un determinato rischio si verifichi e dunque viene fatta questa analisi sulla base di una serie di indicatori che poi riguardano, e lo avete sicuramente visto, tutta una serie di domande abbinate a discrezionalità, per cui maggiore la discrezionalità di un processo, maggiore è il rischio che il fenomeno corruttivo si verifichi. La rilevanza esterna, la complessità del processo, il valore economico, la frazionabilità e il sistema di controlli. Chiaramente un conto è parlare di una borsa di studio di poche centinaia di euro, un conto è andare a parlare di un appalto che invece ha un peso economico molto rilevante. Quindi chiaramente il valore che io andrò ad attribuire nell'allegato 5 voi trovate un valore numerico. Per le amministrazioni che abbiamo potuto e che abbiamo avuto il piacere di seguire con il Formez nella mappatura del rischio, abbiamo a fianco a questo utilizzato uno sviluppo di questo allegato 5 anche con sull'asse cartesiano, e quindi questo dà ben rilevanza a quelle che sono, come dire, delle aree di maggiore rischio e da trattare immediatamente. L'altro profilo di analisi è quello di impatto, cioè nel momento in cui un determinato rischio si verifica, quale sarà l'impatto per la mia amministrazione? E viene effettuato sotto il profilo dell'impatto di tipo economico, organizzativo e reputazionale. Quindi questa è una scheda e quindi questo è un allegato molto importante, e dopo la mappatura, e quindi questa mappatura mi permette di individuare le aree e i rischi maggiormente in rosso in questo asse cartesiano e che sono assolutamente da trattare. Trattare il rischio significa che io vado ad abbinarci una misura che è volta a prevenire o a ridurre un determinato rischio corruttivo. E io vado ad abbinare due tipologie di misure, o meglio, in realtà sono due a cui se ne aggiunge una terza. Nel PNA voi trovate le misure obbligatorie e le misure ulteriori. Le misure obbligatorie sono tutte quelle la cui attuazione e quindi la cui adozione è obbligatoria per legge. E poi abbiamo le misure ulteriori che vengono invece individuate quindi come semplificazione all'interno dell'allegato 4. Facciamo un passo avanti, poi torniamo indietro. Sulle misure indicate nella legge 190 del 2012, voi qui ogni misura di questa chiaramente richiede un'analisi ad hoc, e in parte prendono un'ora e mezza, più di un'ora e mezza per uno decisamente, però è bene rimettere a fuoco alcuni passaggi fondamentali. Prima di tutto la trasparenza. La trasparenza è misura obbligatoria e individuata dal PNA trasversale. Perché? Quindi in giallo vedete le misure che il PNA considera trasversali. Perché? Perché di per sé la trasparenza è
non un fine, ma è lo strumento. Cioè, la trasparenza mi permette di far cadere quel velo di opacità nell'operato dell'amministrazione e quindi di ristabilire un circolo virtuoso nel rapporto tra amministrazione e cittadini. Questa è l'importanza del decreto 33, un decreto che è ampio, in parte anche complesso, ma in parte non ha assolutamente spaventato, tra virgolette, le amministrazioni. Questo perché? Perché sostanzialmente buona parte degli obblighi di trasparenza erano già presenti in altre disposizioni normative, lo aveva peraltro rilevato l'ANAC proprio nel rapporto sullo stato d'attuazione della trasparenza, e quindi il decreto 33 ha sistematizzato una serie di obblighi, quindi inserendoli in un cosiddetto testo unico della trasparenza, ed è appunto uno degli elementi più importanti per l'attuazione del sistema prevenzione del fenomeno corruttivo. Dopodiché abbiamo la tutela del dipendente che effettua gli illeciti. Anche su questo non possiamo approfondire la tematica, certamente arrivano soprattutto da Transparency International una serie di feedback volte a suggerire un perfezionamento di questo istituto. Sul sito del DFP trovate pubblicato quello che è il format che può essere utilizzato. Nulla impedisce ovviamente, anzi è auspicabile, che ogni amministrazione abbia un proprio format, ma quello è un format predisposto proprio per supportare le amministrazioni e dire questo è una modalità, un primo esempio che può essere utilizzato. Molto utile, già vediamo che molte amministrazioni lo stanno utilizzando. Dopodiché, tra le misure obbligatorie abbiamo quelle legate all'attuazione, quindi alla nuova, in parte nuova formulazione dell'articolo 53 del decreto 165 del 2001, quindi svolgimento di incarichi d'ufficio e di attività di incarichi extraistituzionali, e in collegamento la nuova fattispecie, quindi sulle misure ulteriori. Visto che stavamo parlando di misure, la dottoressa Piccione, allora, lei ci chiede quali possono essere le misure ulteriori oltre quelle indicate in maniera esemplificativa nell'allegato al PNA. Le dicevo, le misure ulteriori sono qualcosa di ulteriore rispetto a quelle obbligatorie previste per legge. Queste che cosa fanno? Mi permettono di individuare una modalità che io ritengo utile, quindi io come amministrazione, per prevenire un determinato fenomeno corruttivo. Per esempio, molte amministrazioni stanno utilizzando come misura ulteriore dei controlli incrociati nella documentazione, oppure dei controlli a campione, o la partecipazione di più soggetti a determinate scelte. E quindi questa è una modalità che quell'amministrazione ritiene valida. Peraltro, una mappatura di quelle che sono le misure ulteriori più utilizzate o comunque più utili potrà anche venire dall'analisi di feedback che danno le amministrazioni. Perché? E andiamo un attimo avanti. Tra la documentazione. Ops! Che cosa ci succede? Tra i dati da comunicare al DFP e quindi oggi all'ANAC tramite il sistema Perla, al punto numero 10 voi trovate la misura ulteriore diversa da quelle obbligatorie adottata dall'amministrazione che a giudizio del responsabile della prevenzione ha rappresentato un adeguato o comunque per lui un miglior livello di efficienza nella prevenzione del fenomeno corruttivo. Quindi sostanzialmente questa mappatura permetterà di individuare se c'è una casistica anche di misure ulteriori, come viene utilizzata, come vengono utilizzate e quali possono essere le più efficaci. E questo in un dialogo costruttivo, in un processo di implementazione costante della strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo a livello di singola amministrazione, ma soprattutto nel dialogo tra
prevenzione a livello locale e prevenzione a livello nazionale mi permetterà sia di migliorare il PNA, ma mi permetterà anche di creare e di portare a conoscenza delle altre amministrazioni di best practice. E quindi in un dialogo costante, ed è auspicabile che sia così, perché l'attività di prevenzione del fenomeno corruttivo è un'attività che si costruisce passo passo anche in sinergia con chi è chiamato a sviluppare la strategia di prevenzione a livello locale. Quindi le misure ulteriori non sono misure preconfezionate, ma sono misure che individuiamo come amministrazioni e che riteniamo utili. Per cui quell'elenco esemplificativo che noi troviamo nell'allegato al PNA è un elenco intanto molto ampio, che prende le sue mosse dalla casistica internazionale e che quindi già può essere una buona base di aiuto per le amministrazioni. A questo chiaramente è auspicabile che ogni amministrazione individui la sua o le sue misure ulteriori. Sull'attuazione dell'articolo 53 trovate sul sito del DFP anche le linee guida in relazione a quello che sono gli incarichi vietati, e quindi un documento molto utile per la riprogrammazione del proprio regolamento interno sul conferimento degli incarichi. Ancora, ovviamente le misure qui sono molte e richiederebbero un approfondimento specifico. Non ne abbiamo il tempo. Però ricordiamoci un punto fondamentale, cioè che accanto alle misure obbligatorie ulteriori noi abbiamo delle misure che il PNA individua, e le trovate nella tabella in giallo, individuano delle misure trasversali. La trasparenza ne abbiamo già parlato, ma certamente tutto ciò che attiene alla informatizzazione dei processi. Perché? Perché questo mi permette di sviluppare un monitoraggio costante ed in parte automatico, che quindi aiuta il responsabile della prevenzione, aiuta i dirigenti che operano nell'area di rischio, aiutano i referenti. Un punto è importante, ricordatevi che per le amministrazioni, aspettate un attimo perché qui sto ricercando una slide che vi volevo fare vedere, dove siamo? Eccoci qua, legge del Rio 56 del 2014 ricorda che quindi ha messo in evidenza, quindi ha fatto un passo avanti ulteriore nel miglioramento dell'organizzazione. Perché? Perché permette alle unioni di comuni, o comunque per venire incontro a quelle che sono le esigenze dei comuni più piccoli, anche la possibilità di sviluppare in forma associata l'attività di prevenzione della corruzione, quindi di nomina di un funzionario responsabile della prevenzione e della trasparenza unificato. Quindi ricordatevi questo tassello in più. E questo perché? Perché sostanzialmente una gestione condivisa di una serie di attività in realtà che sono magari molto piccole mi permette di poter ottimizzare sia sul piano organizzativo ma anche proprio sul piano efficientistico in chiave di condivisione della strumentazione. Chiudo con questa slide. Perché? Perché abbiamo aperto facendo vedere quella che è la strategia di predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione utilizzata nel primo piano, cioè una strategia che ha seguito linee guida calate dall'alto verso il basso, ma che ha avuto anche una diffusione di tipo circolare, e quindi una strategia che ha visto la condivisione della bozza di PNA da parte dei soggetti destinatari o di soggetti che hanno dato quindi feedback positivi nella costruzione del miglior modello di prevenzione della corruzione, considerando che quello era un primo passo di modello, e
Adesso lo guardiamo a livello locale, cioè a livello di singola amministrazione si richiede, e il PNA lo prevede in maniera obbligatoria, che la strategia di prevenzione della singola amministrazione non sia una strategia tutta interna, ma sia una strategia che prevede il coinvolgimento di cittadini, amministrazioni e di cittadini, associazioni o comunque soggetti destinatari della propria strategia di prevenzione, quindi un coinvolgimento anche in questa attività. Su questo, vi dicevo, ci saranno anche degli interventi specifici da parte dei colleghi su quale strategia è più idonea utilizzare, anche sulla base, quindi sulla scorta di quella che è l'esperienza del Formez nel seguire queste attività. Per cui questo è un punto importante che ci chiude il cerchio nel rapporto operativo e quindi sulla modalità operativa da scegliere nel rapporto tra livello di pianificazione nazionale e pianificazione locale per quello che poi è il fine ultimo della strategia di prevenzione della corruzione, cioè riallacciare un dialogo e un rapporto proficuo di trasparenza e di agire etico e quindi ricostruire un rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini. Chiudo qui il mio intervento e lascio invece la parola alla dottoressa Patrizia Schifano, che ha coordinato e vi darà questo progetto di ricerca di adesso tutte le informazioni sul proseguimento dei nostri lavori.